Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderà tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la tua volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in esso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 17, 1 maggio 1925. Stavo pensando alle tante cose dettemi dal mio amato Gesù sulla sua santissima volontà e qualche dubbio mi si faceva nell'anima mia che non è necessario segnarle sulla carta e dirò solo quello che il mio sommo bene mi ha detto. Figlia mia, in certe missioni od uffici vanno rinchiusi insieme tali doni, grazie e prerogative, cui se non fosse o per missione o per occupazione d'ufficio non sarebbe necessario che si possedesse quel tanto che si possiede e che per necessità di disimpegnare all'ufficio gli è stato dato. La mia umanità ebbe per missione dalla mia divinità la salvezza delle anime e l'ufficio di Redentore di redimerle. Per questo ufficio mi vennero affidate le loro anime, le loro pene, le loro soddisfazioni, sicché io racchiusi tutto, e se un'anima, una pena, una soddisfazione, la mia umanità non racchiudesse, l'ufficio di Redentore non sarebbe stato completo, quindi non avrei racchiuso in me tutte le grazie, i beni, la luce che a ciascun'anima era necessario di dare.
E sebbene non tutte le anime si salvano, ciò dice nulla. Io dovevo racchiudere i beni di tutti per fare che da parte mia, per tutti, avessi grazie necessarie e solo abbondanti, per poter tutti salvare. Ciò mi conveniva per decoro e per giusto onore all'ufficio di Redentore. Ciò succede al sole che sta sul vostro orizzonte, che contiene tanta luce che può dare luce a tutti. Adonta che non tutti volessero godere della sua luce, esso, per l'ufficio unico di sole che tiene, possiede quella stessa luce che le creature possono rifiutare. Se ciò conveniva al sole, perché creato da Dio come unico astro che doveva riscaldare la terra ed abbracciarla con la sua luce, quando una cosa, un ufficio è unico, per poter disimpegnare il suo ufficio è necessario che contenga tanto di quel bene che può darlo a tutti, senza che col darlo agli altri ne salisca un atomo. Onde molto più questo conveniva a me, che dovevo essere il nuovo sole delle anime, che dovevo con la mia luce dare luce a tutti ed abbracciare tutto, per poterli portare alla Maestà Suprema e poterle offrire un atto che contenesse tutti gli atti e far scendere su di tutti la luce sovrabbondante per metterli in salvo. Oltre di me c'è la mia celeste mamma, che ebbe la missione unica di madre di un figlio Dio e l'ufficio di corredentrice del genere umano. Come missione di maternità divina fu arricchita di tanta grazia che, unito tutto insieme tutte delle altre creature celesti e terrestri, mai potranno uguagliarsela. Ma ciò non bastò per attirare il Verbo nel suo seno materno. Abbracciò tutte le creature, amò, riparò, adorò la Maestà Suprema per tutti, in modo da poter fare lei sola tutto ciò che le umane generazioni dovevano verso Dio. Onde nel suo cuore virginale aveva una vena inesauribile verso Dio e verso tutte le creature. Quando la divinità trovò in questa Vergine il compenso dell'amore di tutti, si sentì rapire ed in essa fece il concepimento. E come mi concepì, prese l'ufficio di corredentrice e prese parte ed abbracciò insieme con me tutte le pene, soddisfazioni, riparazioni e l'amore materno verso tutti. Sicché nel cuore della madre mia c'era una fibra d'amore materno verso ciascuna creatura. Perciò, con verità e con giustizia, la dichiarai quando stavo sulla croce, madre di tutti. Lei correva insieme con me nell'amore, nelle pene, in tutto, non mi lasciava mai solo. Se l'Eterno non le avesse messo tanta grazia da poter ricevere da lei solo l'amore di tutti, mai si sarebbe mosso dal cielo per venire sulla terra a redimere il genere umano. Ecco la necessità, la convenienza che come missione di madre del Verbo doveva tutto abbracciare e sorpassare tutto. Quando un ufficio è unico, viene come di conseguenza che nulla le deve sfuggire. Deve avere sott'occhio tutto per poter porgere quel bene che possiede. Deve essere un velo sole che può porgere luce a tutti. Ciò fu di me e della mia mamma celeste. Ora, la tua missione di far conoscere l'eterna volontà si intreccia con la mia e con quella della mia cara madre, e dovendo servire a bene di tutti, era necessario accentrare in una creatura questo solo eterno del mio volere, onde, come missione unica, potesse da una creatura sfolgorare questo sole i suoi raggi, onde tutti potessero prendere il bene della sua luce. Onde per decoro ed onore della mia volontà dovevo versare in te tali grazie, luce, amore e conoscenza di essa, come foriero e preparativo che si conveniva all'abitazione del sole del mio volere. Anzi, tu devi sapere che come la mia umanità per ufficio di Redentore concepì tutte le anime, così tu per ufficio di far conoscere e regnare la mia volontà, come vai facendo i tuoi atti per tutti nella volontà mia, tutte le creature restano concepite nella tua volontà, e come vai ripetendo i tuoi atti
così formi tanti sorsi di vita di volontà divina per poter alimentare tutte le creature che in virtù della mia volontà restano come concepite nella tua. Non senti come nella mia volontà tu abbracci tutti, dalla prima all'ultima creatura che dovrà esistere sulla terra, e per tutti vorresti soddisfare, amare con piacere questa suprema volontà, legarla a tutti, togliere tutti gli impedimenti che impediscono il suo dominio nelle creature, farla conoscere da tutti, e ti esibisci tu, anche con pene, a soddisfare per tutti questa volontà suprema che tanto ama di farsi conoscere e regnare in mezzo alle creature? A te è dato, figlia primogenita del mio volere, di far conoscere i pregi, il valore, il bene che contiene, ed il suo eterno dolore di vivere sconosciuta, nascosta in mezzo alle umane generazioni, anzi, dai cattivi, disprezzata ed offesa, e dai buoni messa alla pari delle altre virtù, come se fosse una piccola lucerna, quali sono le virtù e non un sole, quale è la mia volontà. La missione della mia volontà è la più grande che può esistere. Non c'è bene che da essa non discenda. Non c'è gloria che da essa non mi viene. Cielo e terra, tutto accentra. Perciò sii attenta. Né voler perdere il tempo. Tutto ciò che ti ho detto per questa missione della mia volontà era necessario non per te, ma per l'onore, la gloria, la conoscenza e la santità della mia volontà. E siccome il mio volere è uno, a chi dovevo affidarlo doveva essere una, per mezzo della quale dovevo far sfolgorare i suoi raggi per il bene di tutti. Come sempre è molto bella questo testo, che contiene sia delle considerazioni molto importanti per la vita nel divino volere, contiene anche delle indicazioni meravigliose che riguardano la Beatissima e sempre Vergine Maria. Ecco, oggi è sabato, quindi le salutiamo con grandissima gioia e ci mediteremo un po', ma contengono anche delle indicazioni molto molto generali, diciamo valide sempre e comunque, forse è il caso di iniziare proprio da queste la meditazione odierna. La cosa che vale per tutti e per tutto è questo principio che Gesù qui formula. Dio dà a ciascuno le grazie necessarie e sufficienti per svolgere la missione che il cielo gli ha affidato. E queste grazie evidentemente sono tanto più grandi, tanto più numerose, quindi sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo sono tanto più abbondanti, evidentemente quanto maggiore è la missione che la creatura deve compiere. Qui Gesù fa gli esempi di tre grandi missioni, quello di Redentore, quello di Corredentrice e Madre dell'Umanità e quello di, come dire, anello di congiunzione, diciamo così, di punto di partenza, ecco, della conoscenza e della diffusione del regno della Divina Volontà, che è stata la missione di Luisa. Ecco, evidentemente poi ci sono tante piccole e grandi missioni. Noi non dobbiamo mai avere paura di entrare nella missione che Dio ci ha affidato, certi che le sue grazie non mancheranno, e quindi per quanto sta in noi compiere la nostra missione, piccola o grande che sia, con la massima perfezione possibile. Attenzione ai passaggi in cui Gesù diceva io ero il Redentore universale di tutti, per cui se solo un'anima, una sola, non fosse stata contenuta nei miei atti, una pena, una soddisfazione, una minima cosa, la mia umanità non avesse racchiuso, l'ufficio di Redentore non sarebbe stato completo. E qui abbiamo un'altra indicazione che è appunto oggetto di meditazione, che deve essere evidentemente considerata
universalmente valida. Ed è questa, che la salvezza compiuta da Gesù è rivolta ed è indirizzata a tutte le anime, nessuna esclusa, di ogni tempo, di ogni luogo, di ogni popolo, di ogni lingua, di ogni nazione, anche evidentemente, come insegna la Chiesa, coloro a cui nella divina provvidenza, nei misteriosi arcani segreti dell'Altissimo, non è stata pensata, come dire, un coinvolgimento immediato e diretto nella famiglia di Dio che è la Chiesa, ma questo coinvolgimento sarà riservato all'altro mondo. Fin dai tempi di Sant'Agostino, i grandi autori spirituali, e questa è dottrina che la Chiesa ha fatto proprio, insegnavano che in quella misteriosa ma realissima realtà che è la Chiesa pura, santa, che è il corpo mistico di Cristo, che è la sposa di Dio, e la Gerusalemme del cielo, la comunità degli eletti, ecco, ci si fa parte in pienezza con il corpo e con il cuore, ci si fa parte in maniera del tutto inutile col corpo e senza il cuore, ci si fa parte non in pienezza ma in maniera incipiente con il cuore e non col corpo. Il che, detto fuor di metafora, fuor di immagine, fanno parte in pienezza della Chiesa quelli che sono battezzati nella Chiesa Cattolica e tendono alla santità, quindi utilizzando tutte le grazie e i mezzi che Dio dentro la Chiesa ha messo per la nostra santificazione. E questi sono quelli che fanno parte della famiglia di Dio col corpo e col cuore. Evidentemente stiamo parlando di questo mondo. Poi ci sono certi che stanno dentro la Chiesa, sì, ma se stanno soltanto col corpo, ma col cuore stanno fuori. Perché? Perché conducano una vita balorda, una vita disordinata, una vita di peccato, a volte gravissimo, a volte sono degli scandali viventi, a volte sono dei Giuda redivivi. A questi non soltanto che l'appartenenza, come dire, alla Chiesa non gioverà a nulla, ma sarà motivo, evidentemente se non si pentono prima della morte, di condanna più severa, e verrà il giorno in cui la loro appartenenza puramente formale, esteriore, al corpo mistico di Cristo sarà recisa, sarà tagliata. Come disse San Giovanni Battista, la scura è posta alla radice, ogni albero che non porta frutto viene tagliato e bruciato nel fuoco. Poi ci sono tutti quelli che stanno fuori della Chiesa, cioè che stanno fuori, diciamo così, col corpo e con lo spirito, ordinariamente, quindi non sono battezzati. Ma tra i non battezzati ci sono coloro, gli uomini di buona volontà, si chiamano anche nella scrittura. Chi sono? Sono quelli che, pur dentro religioni imperfette, caratterizzate dalla presenza di tanti errori, anche se di qualche elemento certamente vero, tuttavia, e questo è cosa che soltanto Dio conosce perfettamente, si sforzano di vivere secondo quelle norme, quelle cose buone che loro conoscono come tali, grazie a ciò che gli detta il cuore e la coscienza. Ora, questi non hanno avuto, per misteriosi disegni divini, la grazia di cominciare ad appartenere alla Chiesa da questo mondo, ma pur stando fuori, quindi non essendo battezzati, ci stanno dentro col cuore, e noi non li conosciamo chi sono questi qui magari, no? Ma quando verrà la fine dei tempi, dal momento che la condizione di questi che stanno fuori col corpo e dentro col cuore è molto migliore di quelli che stanno dentro col corpo e fuori col cuore, quindi queste anime buone vissute al di fuori dei confini visibili della Chiesa, ma raggiunte dalla salvezza del Signore nei modi in cui Lui solo sa, faranno parte della Gerusalemme del cielo. Quindi questo dobbiamo sempre, attenzione, dobbiamo avere ben chiare queste cose, ed esattamente, mi si perdoni, nei termini in cui le ho formulate, perché questo non vuol dire che sia la stessa cosa stare dentro o stare fuori, né che sia una cosa del tutto indifferente stare dentro o stare fuori, per carità,
Gesù, l'abbiamo sentito domenica scorsa nel Vangelo dell'Ascensione, ha detto andate, annunciate il Vangelo a tutti e battezzateli tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi, perché la pienezza della vita, cioè, per esempio, una persona che sta fuori dei confini visibili della Chiesa, come farà a entrare nel regno della Divina Volontà? È impossibile. Quindi ha una marea di grazie, di beni e di santità precluse, sicuramente in questo mondo. E che grado di gloria avrà nell'altro mondo? Non lo sappiamo, insomma, ma non avendo la possibilità di giungere ad elevatissimi gradi di santità, perché non c'è mezzi, essendo fuori della Chiesa, non è concepibile, insomma, che stia a un grado di gloria molto molto alto, no? Quindi si capisca bene, insomma, che la Chiesa è stata sempre ritenuta e insegnata come necessaria la salvezza, e lo è anche quando non ci si fa parte, perché anche la salvezza che raggiunge i non credenti la raggiunge per la dimensione universale dell'opera salvifica compiuta da Cristo, ma anche per la preghiera e per la mediazione che nel tempo e nella storia la Chiesa compie anche per i non credenti. Lo vediamo in alcuni momenti, per esempio il Venerdì Santo, la Chiesa, la grande preghiera universale, in quel giorno in cui Gesù è morto, si prega per i non cattolici, per i non cristiani, quindi per i membri delle altre religioni, per gli ebrei, e si prega anche per gli atei, d'accordo? Quindi la Chiesa svolge una funzione di mediazione in favore dell'umanità intera, in questo senso, come dire, assecondando pienamente l'opera del suo Dio e Signore, che non ha escluso nessuno dall'opera di salvezza. Quindi questo deve essere per noi chiaro. Deve essere chiaro anche l'altro aspetto, però. Sebbene le anime non tutte si salvano, dice Gesù. Cioè, lui ha fatto tutto il possibile e anche noi dobbiamo fare tutto il possibile perché nessuno si allontani per causa nostra, nessuno si scandalizzi per causa nostra, e nessuno bestemmi Dio per causa nostra. Ecco. Ma anche noi non possiamo salvare tutti. Se non c'è riuscito il nostro Signore, figuriamoci noi, no? Quindi dobbiamo anche noi avere quella capacità di soffrire quando vediamo, anche quando si trattasse di qualche persona cara, che è una persona a cui vogliamo bene, purtroppo non si apre l'azione della grazia. Continuiamo certamente a pregare fino alla morte, ma offriamo questa sofferenza perché le anime sono realmente libere. Quindi Gesù è il Redentore universale e spiega: per fare questo ho avuto tutto il patrimonio immenso, insomma, di grazia che la Santissima Umanità di Gesù aveva. Poi veniamo alla Madonna. Missione unica anche lei, di madre di un figlio di Dio e l'ufficio di corredentrice del genere umano. Ufficio austerissimo, che peggio di questo, insomma, da un punto di vista umano, non poteva capitare, perché avere questo ufficio significa essere consacrati e immolati al dolore più grande che sia mai esistito sul pianeta Terra, che mai nessuno conoscerà nella stessa dimensione, nella stessa intensità, anzi che si può dire tranquillamente che superi la somma, come dire, la mole, la quantità di tutti i dolori che siano stati conosciuti sul pianeta Terra dai figli dell'uomo. Ecco, Gesù qui però ci dà un segreto. Noi sappiamo, no? Gesù ha sempre detto che non si sarebbe incarnato in Maria se fosse stato soltanto Immacolata. Doveva trovare in lei la divina volontà vivente e operante. Qui ci dà un dettaglio di questa cosa. Che cosa ci ha fatto la Madonna, tra le tante cose, se si può dire così, con la divina volontà vivente operante in lei? Ha fatto una cosa fondamentale per accogliere il Verbo. Tanto fondamentale che ha detto Gesù: se non l'avesse fatto, non si sarebbe mosso dal cielo per venire sulla terra a redimere il genere umano. Cioè, abbracciò tutte le creature, amò, riparò, adorò la Maestà Suprema per tutti, in modo da poter fare, attenzione, lei sola, tutto ciò che le umane generazioni dovevano verso Dio. Ha dato a Dio il perfetto ricambio di amore per tutti, non solo per sé.
questo evidentemente poteva farlo solo operando nella divina volontà. Onde nel suo cuore virginale, prosegue Gesù, aveva una vena inesauribile verso Dio e verso tutte le creature. E solo quando la divinità trovò in questa vergine il compenso dell'amore di tutti, attenzione a questa espressione, si sentì rapire ed in essa fece il suo concepimento. Quindi capiamo, no, anche quanto è importante, perché questa è una cosa che chi vive nella divina volontà deve avere ben chiara, perché certamente non possiamo farlo con la perfezione e con la pienezza e totalità con cui l'ha fatto la Madonna, no? Ma anche noi ogni volta che ci muoviamo, operiamo nella divina volontà, giriamo nella divina volontà, compiamo le nostre opere nella divina volontà, facciamo questo ufficio, quindi di raggiungere, di portare a Dio il ricambio di amore, di riparazione e di adorazione che tutte le creature devono al Signore e che quasi nessuna gli dà. Quindi Gesù dice: io con verità e giustizia la dichiarai quando stavo sulla croce, madre di tutti, perché? Perché quando noi pensiamo alla Madonna, noi dobbiamo pensare che lei ha fatto per me tutto quello che io avrei dovuto fare nella mia vita per il Signore e non ho fatto. Lei lo ha già fatto per me. E anela e aspira tantissimo a che il mio cuore riconosca tutto questo, si apra, e oltre ad accogliere Gesù come Re, come Dio, come Salvatore, accolga lei come madre e come corredentrice, permettendole di dispiegare in pienezza tutte quante le sue operazioni di grazia salvifiche dentro le nostre anime. Gesù dice bene e ribadisce: se l'Eterno non le avesse messo tanta grazia da poter ricevere da lei sola l'amore di tutti, mai si sarebbe mosso dal cielo per venire sulla terra a redimere il genere umano. Questa è l'unicità di Maria Santissima, l'irripetibilità. C'è una missione singolare, e anche questa è unica e ripetibile, anche di colei, dice Gesù, che è stata scelta come strumento per cominciare ad introdurre nel mondo la conoscenza e il regno della divina volontà, avente appunto questa creatura il compito di far conoscere, perché possa regnare, la divina volontà. È chiaro che cosa è successo a Luisa. Lei è stata la prima destinataria di queste conoscenze ed è stata, come lei stessa si chiamava e come Gesù la chiamava, la piccola figlia della divina volontà. È stata la prima a vivere in questo modo. La figlia primogenita del mio divin volere, la chiama Gesù, alla quale è stato dato il compito di far conoscere i pregi, il valore che contiene, e il suo eterno dolore di vivere sconosciuta, nascosta in mezzo alle umane generazioni, anzi dai cattivi disprezzata e offesa, e dai buoni messa alla pari delle altre virtù. Qui ci sono tutti coloro, e tanti anni fa io facevo parte di questa schiera, la prima volta che sentì parlare di queste cose, che dico: vabbè, insomma, la divina volontà che sarà mai? Cioè, tutti sappiamo che dobbiamo fare la volontà di Dio, quindi niente di nuovo, insomma, niente di particolare, niente di così importante. Questo è sbagliato, però questo lo può dire chi è ancora un pochino ignorante nel senso etimologico del termine, quindi chi non conosce bene questi scritti, perché Gesù aggiunge: la missione della mia volontà è la più grande che può esistere, altro che: non c'è bene che da essa non discenda, non c'è gloria che da essa non mi viene, cielo e terra tutto accentra. Quindi non è una cosa tra le tante, non è una cosa che si aggiunge, un optional, diciamo così, no? Una cosa in più, ecco, no.
è il cuore della vita portata in pienezza di ogni discepolo di Gesù, di ogni cristiano, perché il modo con cui, certamente in maniera analogica, quindi non identica, ma la vita che hanno fatto Gesù e Maria sulla terra si riproduce in noi. E la condizione, ecco, di felicità e di gioia che avevano i nostri progenitori prima della colpa d'origine viene, anche qui in maniera analogica, quindi non identica, ma non per questo non vera, ripristinata in noi. E voglia il cielo che possiamo riconoscere queste cose, crederci, accoglierle e vivere anche noi, poveramente, ma con tutto il cuore in esse. Bene, Santa Vergine Maria, in questo giorno in cui, come ogni sabato, la Chiesa volge il suo sguardo e il suo ricordo a te, che ne sei la madre, Santissima, quella che in questo giorno ha sentito le pene veramente per noi incomprensibili della tua assenza, dell'assenza di Gesù, causata dal suo essere nel sepolcro in attesa della risurrezione. Con noi ci rivolgiamo a te, madre, che ricordiamo in questo giorno, avendo di nuovo sentito da Gesù cosa è stata la tua vita terrena nella divina volontà, ti chiediamo con rinnovato ardore la grazia di poterci rendere conto, comprendere queste cose, accoglierle nella nostra vita e viverle, perché questa è la missione più grande, questo è il bene più grande ed è la massima gloria possibile che possiamo rendere e dare a Dio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.